quindi uno dei modi in cui chiaramente io porto dei messaggi, parlo, come vedete io non ho annotazioni, io parlo dal cuore, quello che esce di qua poi vediamo. Mi ha fatto un enorme piacere il fratello che mi ha detto, io mi ricordo ancora del messaggio che tu portassi a Palermo nel 1992. Vuol dire che qualcosa è rimasto, vuol dire che qualcosa è stato seminato. Il modo in cui io ministro, io inizio presentando i miei libri, perché io scrivo libri, uno perché quello che il desiderio che Dio ha messo nel mio cuore, ognuno di voi Dio ha messo qualcosa nel vostro cuore. Purtroppo la società, le pressioni, le circostanze, eccetera, ci ridirigono verso qualcos'altro. Ma dentro ognuno di noi c'è una passione. Dentro ognuno di noi, perché Dio è un essere di passione. E se siete cristiani, se avete Dio in voi, avete la passione per fare qualcosa. Io mi ricordo sempre che io sono un creatore, a me piace creare, mi piace scrivere, mi piace... E mio padre invece ha insistito che facessi geometra. Perché? Perché quella era la sua passione, lui voleva che il figlio facesse quello che faceva lui. Però non si è reso conto che Dio ha messo in me un'altra passione, che non era fare geometra. Tant'è vero che oggi in Sudafrica c'è una strada che ho fatto io, che arriva a un certo punto, fa la curva e c'è uno scalino. Perché ho sbagliato i livelli. Perché il geometra non lo so fare, non lo voglio fare, non mi piace fare il geometra. A me piace cantare, lodare, parlare, scrivere, creare, viaggiare. A me piace, e ognuno di noi, ognuno di voi ha dentro di sé qualcosa che ti fa accendere. E purtroppo la vita, le circostanze spengono quella fiamma. Perché dobbiamo sopravvivere. E cosa succede? Alla fine che sopravviviamo. Non viviamo, sopravviviamo. Continuiamo a respirare perché dobbiamo respirare, continuiamo a fare quello che dobbiamo fare perché dobbiamo farlo, ma praticamente ci si sveglia la mattina sperando che la giornata passi in fretta. Per quelle due settimane in agosto, dove andiamo in posti dove ci sono 3 milioni di persone che vanno nello stesso posto, e quindi io ai bambini nella mia scuola dico sempre, ragazzi, ricordatevi, non seguite mai la pista dei soldi, seguite la pista della vostra passione. Perché se seguite la pista dei soldi, forse un giorno può darsi anche che la trovate, ma non troverete necessariamente la felicità. Quante persone ci sono che guadagnano bene, che stanno bene, ma che odiano il lavoro che fanno, che odiano il capo ufficio, che non possono sopportare le persone con cui vivono. Io dico sempre, dal 1983, quando ho iniziato a lavorare per il Signore, non ho lavorato un giorno nella mia vita, perché io faccio quello che mi piace fare, io adoro fare quello che faccio, quindi non ho lavorato un giorno nella mia vita. Faccio le centinaia di migliaia di chilometri di viaggio, su, giù, aerei, macchine, treni, carica, predico 7 volte alla settimana, ma non lavoro un giorno, perché? Perché quello è il mio desiderio, è la mia gioia. E quindi lo so che purtroppo le circostanze e la vita è difficile, ma ognuno di noi ha dentro qualcosa che Dio ha messo, e finché non riesci a trovare il motivo per cui Dio ti ha creato, sarà difficile trovare il motivo per essere felici. L'unica felicità la troverai nello scopo per cui Dio ti ha creato. È il momento che ed è semplice, è qui dentro. C'è, dov'è la sorellina che canta? Ma c'ha una voce. È alta così, ma c'ha una voce da gigante. Canta come... Ha una voce da Sanremo, che non so neanche se va bene Sanremo, ma c'ha una voce meravigliosa. E Dio ha messo qualcosa dentro di lei che deve sviluppare, perché quello è quello, lo vedi quando canta, gli si illumina la faccia. Perché? Perché quella è la parte di Dio che lui ha messo dentro di lei.
ci sono altri che sono nati per fare affari, ci sono altri che sono nati per vendere, ci sono altri che qualsiasi cosa sia, dentro di te c'è un qualcosa, e soprattutto i giovani, è nostro dovere coltivare quella scintilla che c'è dentro. Non fategli fare quello che volete che loro facciano. Non fategli fare, no, scusa, quello che voi volete, che lo, vabbè, mi avete capito. Poniranomi il cerchio. Fategli fare quello che vogliono fare loro. Giustamente guidateli, giustamente non sono dei bambini, sono giovani, non hanno ancora la capacità di poter decidere, ma non soffocate! Perché cosa succede? Che un giorno magari vi ritrovate con un ingegnere che magari c'ha anche dei bei soldi, eccetera, divorziato, pieno di depressione. Perché? Perché ha fatto qualcosa che lui voleva fare il pompiere. Ma papà gli ha detto no, deve andare all'università. Capite quello che voglio dire? E allora, io scrivo perché questo è quello che devo fare. Mi metti dietro una scrivania, io muoio. In 2 settimane appassisco. Mi sciolgo e mi devi venire a prendere e portare via con la carriola. Odio le scrivanie, odio gli uffici, odio le cose organizzate, i meeting, le riunioni, odio... A me piace l'incognito, mi piace... Io... Questo è un libro di quelli che ho scritto, Il Raduno. E il Raduno è un principio che io ho trovato nella Bibbia, dove Dio... accoppia, mette insieme, raggruppa le tribù di Israele in un certo modo. E io mi sono sempre chiesto perché quando Israele va nel deserto, Dio dice a Mosè, digli alle tribù di accamparsi, 3 a nord, 3 a sud, 3 a est e 3 a ovest del tabernacolo. Mi sono chiesto perché non dirgli accampatevi dove volete, no? Perché dividerli? Perché dopo 400 anni di schiavitù Israele non sapeva vivere insieme, non sapevano cos'era la libertà, non sapevano cos'era la proprietà privata, non sapeva. Il momento che ti trovi libero da una schiavitù, parte tutto quello spirito animalesco, dove quello che è tuo è mio, quello che devo recuperare, eccetera. Quindi Dio cosa ha fatto? Ha messo le tribù che sarebbero andate d'accordo insieme. E quel concetto e io l'ho studiato e ho visto che ogni tribù ha delle caratteristiche particolari, e davanti a Dio Israele, che è il primogenito, rappresenta Adamo, che rappresenta l'umanità, davanti a Dio Israele rappresenta un po' l'umanità, e ognuno di noi ha una certa differenza caratteriale in un certo modo. Il diavolo l'ha preso e cosa ci ha fatto? L'oroscopo. Ma siccome il diavolo non può creare niente, può solo falsificare, il principio è valido. Il principio delle 12 divisioni è valido, solo che lui l'ha preso e ci ha messo sopra le stelle. Invece io lo prendo e ci metto sopra colui che ha creato le stelle. E questo, quindi in questo libro ci sono domande, eccetera, eccetera, per vedere a che tribù appartieni. Io appartengo alla tribù di Zebulone. Zebulone e il suo stendardo sono 3 navi con le vele spiegate. Zebulone gli piace andare al di là dell'orizzonte, Zebulone gli piace litigare con i giganti, gli piace una nuova sfida, Zebulone scrive bene, Zebulone vive di fuori. E io invece, mia moglie appartiene alla tribù di Issacar. Issacar è rappresentato da un asino che porta 2 pesi, uno per se stesso, uno per gli altri. Issacar è un servitore, Issacar non gli piace essere sotto le luci, a Zebulone sì, a Zebulone piace. Issacar invece, mia moglie, se si può sedere di fuori, più lontano possibile dall'attenzione delle... Issacar è la persona che quando c'è non te ne accorgi, ma se manca non funziona niente. È vero? In questo libro c'è alla fine una tabella dove Issacar e Zebulone hanno 9 punti su 10. Ed ecco perché, pur essendo così diversi, mia moglie e io ci amiamo e il nostro matrimonio va benissimo. Perché?
perché in qualche modo Dio ci ha benedetti di cascare nella tribù giusta. Dice, vabbè, ma Matteo, se io ho sposato una tribù sbagliata, sono problemi. Sono problemi. Perché tu non te ne accorgi. Perché io quando ti faccio la corte, mi assicuro che mi presento a te con la tribù giusta. Con la tribù giusta. E invece purtroppo, spesso e volentieri, dopo 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, 1 anno, viene fuori la vera tribù alla quale appartengo. E quando succede quello, succede che tu hai una tribù di Giuda, dove sei un lodatore, o di Asher che è felice, pieno di gioia, eccetera, eccetera, e ti sposi con Dan, che è un giudice. E cosa succede? Succede che tu la mattina ti svegli e cominci, alleluia, alleluia, buongiorno al latte dal caffè. E lui ti guarda, sta zitta, cominci. È vero o no? No, non a Grotte, soltanto a Aragona. Ad Aragona, non a Grotte. E quindi questo è il libro delle tribù che vi aiuta. Perché? Perché se hai sposato uno della perché questo funziona in affari, funziona nella chiesa, funziona da qualsiasi parte dove tu ti devi cooperare con altre persone. Ed è bello sapere a che tribù quella persona appartiene, perché tu puoi prendere questo libro e vedere come si comporta, fare delle domande eccetera eccetera, vedi a che tribù appartiene e vedi se poi eventualmente andrete d'accordo o no. Però dice, se ho sposato quello della tribù sbagliata, c'è la soluzione, comprate il libro e la soluzione qual è? Pensateci un attimino, quante tribù c'erano? Perché Giuseppe, la tribù di Giuseppe si divide in due, giusto? Due mezze tribù, Efraim e Manasse. Quante tribù c'erano? Ce n'erano, in effetti ce n'erano 13, perché c'erano 3 a nord, 3 a sud, 3 a est, 3 a ovest e 1 al centro, che era la tribù di Levi, e Levi era il sommo sacerdote. E Levi era quello che stava attento alla presenza di Dio. E quando tu hai problemi con la tua tribù, sarà meglio che vai nella tribù del sommo sacerdote, che nel nostro caso è Gesù Cristo. E alla presenza di Dio puoi stare tranquillo, che non importa a che tribù appartieni, quando ci troviamo tutte e due alla presenza di Dio, le cose si mettono a posto. E quindi quello è un libro, questo qui, La Terra delle Ombre è una cosa che mi ha sconvolto da anni. Perché? Perché La Terra delle Ombre sono tutte le ombre di Cristo nel Vecchio Testamento, e se non le capisci non riuscirai mai a leggere il Vecchio Testamento e a capire quello che Dio vuole dire. Perché? Perché ti vengono fuori cose come il filo rosso di Rab, che allora lei attacca un filo rosso fuori dalla finestra, crolla tutte le mura di Gerico, ma casa sua no. I sandali di Abramo, la purificazione del lebroso in Levitico 14, dove ci dice, allora prendi un filo rosso, un bastoncino, 2 uccellini, una bacinella di argilla, dell'acqua e dell'acqua corrente, sembra quasi una formula per stregoneria, allora 2 occhi di pipistrello, una coda di lucertola, se lo leggi così non riesci a capire quello che Dio sta dicendo. Ma vi faccio un esempio, questo qui velocissimo. Mosè dice al sommo sacerdote, quando un lebroso si presenta, tu devi prendere 2 uccellini, un pezzo di legno, un filo di corda rossa, una bacinella di argilla e dell'acqua corrente. Prendi uno degli uccellini, lo leghi con un filo rosso al pezzo di legno, gli rompi, gli spezzi il collo, fai sì che il sangue esca mischiato con l'acqua nella bacinella di argilla e lasci andare l'altro uccellino libero. E questo purificherà il lebroso.
La lebbra nel Vecchio Testamento è un'ombra, un tipo del peccato. Il lebbroso è il peccatore, il lebbroso siamo io e te senza Cristo. Cosa succede? Un uccellino viene legato dalla corda rossa dell'amore di Dio a un pezzo di legno, che la parola ebraica è la parola etz, che può essere tradotto legno, albero o palo, croce. Legato a quello viene il sangue viene versato, mischiato all'acqua, il sangue viene versato, mischiato all'acqua, e uno muore e l'altro possa vivere. È un'immagine del Calvario, ma se non lo vedi, se non lo capisci, non, tu leggi quelle cose e dici, boh, ma che è questo? Gesù stesso quando parlava ai farisei diceva, voi leggete le scritture, le studiate mattina e sera e non vi rendete conto che tutte parlano di me. Genesi 22, il libro di Abramo, quando Abramo si trova con Isacco al Monte Moria che deve andare a fare il sacrificio. Gesù ne parla in Giovanni 8 quando dice Abramo vide il mio giorno e ne gioì. Quale giorno? Come Abramo vide il mio giorno e ne gioì? Quale giorno? Se non capisci il fatto che Abramo ha visto da lontano... Ok, comprate il libro. No, se no non finisco più. Ma quello è meraviglioso. Questa è la terza edizione, perché ogni volta ne faccio, ne scrivo uno e mi incominciano ad arrivare altre ombre, allora faccio il secondo, mi altre ombre ma faccio il terzo, e sono tutte immagini. Faccio un esempio: Manasse e Efraim, eh? Vi ricordate i figli di Giuseppe? Giuseppe ha sposato grazie al sogno del faraone che lui ha interpretato. Ha sposato, gli è stata data una donna in moglie, che era la figlia del sacerdote di Or, che era il posto dove sacrificavano i bambini a Beelzebub. Okay, lei si chiamava Asenat, che vuol dire figlia di Asen, che era il dio assirio della guerra. Quindi stiamo parlando della figlia di un mago, infedele al mille per mille. E cosa succede? Nel patto israeliano il patto non viene attraverso il padre, ma viene attraverso la madre. È la madre che deve essere ebrea, se no il patto si ferma. Se il padre è ebreo ma la madre non lo è, il patto si ferma, i figli non sono ebrei. E quindi tutto un tratto cosa hai? Hai una tribù, Giuseppe, che si ferma perché ha sposato un'egiziana. Un'egiziana idolatra, peccatrice, figlia di un sommo sacerdote di Satana, e ha due figli, Efraim e Manasse. E Giuseppe li porta dal padre perché il padre li benedica. E ricordatevi sempre che quando Giacobbe viene presentato come Israele, vuol dire che un'ombra sta rappresentando Dio Padre. Quando è nella sua umanità viene presentato come Giacobbe, quando rappresenta il capo di Israele, quando che rappresenta il Dio di Israele, è Israele. Quindi lui è sul letto, Giuseppe gli porta i due bambini, i due ragazzi, e giustamente gli mette Manasse, che è il primogenito, alla mano destra, e Efraim, che è il più giovane, alla mano sinistra. Ma Israele, la Bibbia ci dice, sapendo quello che faceva, mette la mano destra sulla testa di Efraim e la mano sinistra sulla testa di Manasse. Giuseppe si arrabbia e dice, no papà, guarda che Manasse è il primogenito e Efraim è il secondo. Dice, no, tu non capisci, ma verrà il giorno in cui Efraim, in cui tutti i gentili saranno benedetti come Efraim, e attraverso la croce li fa entrare nel patto israeliano. Leggete la lettera agli ebrei e vedrete che voi eravate morti nei vostri peccati, estranei al patto di Israele, ma Cristo attraverso la croce vi ha fatto entrare nel patto. E ognuno di noi eravamo estranei al patto, eravamo estranei alle promesse di Dio, ma attraverso la croce. Quindi ogni immagine, ogni cosa, dall'arca di Noè all'albero della vita, al sacrificio di Abele, ce n'è un'enormità. Ok, faccio l'ultimo. Io predico così, non vi dispiace, no? Predichiamo così. Okay. Quando vi ricordate quando l'arca del patto è stata catturata dai filistei?
Ricordate che cosa è successo? Hanno portato l'arca, c'è stata la battaglia, i filistei l'hanno presa, l'hanno portata nel loro tempio di Dagon, Dagon è cascato, si è spaccato le cose, quanto, allora l'hanno, per ben tre volte hanno preso l'arca, l'hanno messa su un carro con due mucche che avevano appena fatto i vitelli, le due mucche, non voglio andare a Israele, però le mucche vanno. E vanno dall'altra parte, arriva dall'altra parte, Kiriat Jearim, aprono la cosa senza il sangue, pum, muoiono tutti. Allora pigliano quest'arca, vanno a cercare qualcuno e la mettono a casa di un certo Aminadab. Aminadab per 20 anni, la presenza di Dio era a casa di Aminadab e loro facevano i culti a Gibeon. Quindi facevano tutte le cose religiose, ma Dio non c'era. Non è cambiato mica tanto. L'arca, la presenza di Dio, era a casa di un privato e Saulo, il re di Israele, per 20 anni faceva i culti a Gibeon senza la presenza di Dio. Dopo, quando entra Davide si chiede: ma un momento, ragazzi, qui stiamo facendo tutti gli alleluia, 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 ma Dio dov'è? E no, l'abbiamo lasciato a casa di Abinadab. Allora dice: andiamo a prendere Dio. Parte, arriva e dice: com'è l'ultima volta che hanno portato l'arca? Come l'hanno portata? L'hanno portata con un carro nuovo, con due buoi. Dice: ok, allora portiamola, carro nuovo, due buoi. E un certo ragazzotto di nome Uzza cammina a fianco all'arca, a un certo punto i buoi inciampano, eccetera, e lui stende la mano per fermare l'arca. Il problema è che Uzza vuol dire la forza dell'uomo. E la forza dell'uomo non può toccare la presenza di Dio senza il sangue. Quindi immediatamente... Ciao Uzza. E Davide si arrabbia. Dice: ma non posso lasciarti solo un momento che mi ammazzi tutte le persone. Ma è possibile? Si guarda, si volta in giro e dice: tiratemi via quest'arca. Là, chi abita là? E là abita uno che si chiama Obed-Edom. Obed-Edom che vuol dire il servo di Esaù. Ed è un gittita, viene dalla città di Gat. Da dove veniva Golia? Quindi stiamo parlando di un super infedele, un altro super infedele, Obed-Edom, servo di Esaù, il nemico odiato di Israele. Allora Davide fa, dice: ok, andiamo di Valuzza. Sì? Obed-Edom, ti dispiace, posso lasciare Dio qui un attimo con te? E lui, peccatore, infedele, dice: sì, accetto la presenza di Dio. E per 3 mesi Davide sente: uè, Dio sta benedendo la famiglia di Obed-Edom, la sua casa, i suoi figli, la salute, prosperità, tutto. Oh, quello è un peccatore. Davide parte, va a prendere l'arca e dice: scusa Obed-Edom, lascia perdere, a ridarmi Dio. E dice: però questa volta Davide si rende conto che la presenza di Dio non può essere portata da cose, il carro, deve essere portata da persone. La presenza di Dio non resta su cose, non ci sono palazzi, non ci sono case, non ci sono idoli, non ci sono crocifissi, non sono cose che possano portare la presenza di Dio, sono solo i leviti che potevano portare la presenza di Dio. Quindi prende i leviti, si li carica sulle spalle e parte il viaggio 15 chilometri da Kiriat Jearim a Gerusalemme, 15 chilometri, ok? Partono, portano la... e per essere sicuro Davide fa... fanno 6 passi, 6 metri. Al 7° passo frena, portatemi una pecora e sacrifica un animale. Se fate i calcoli, 15 chilometri, ogni 7 metri un sacrificio, 2500 animali che Davide ha sacrificato dalla casa del peccatore alla tenda di Davide, alla presenza di Dio. Adesso vi chiedo una cosa: se il servo di Esaù, che eravamo tutti noi, figli del diavolo, senza il patto di Israele, se ognuno di noi, se il servo di Esaù voleva andare alla presenza di Dio, cosa doveva fare? Seguire il sangue, il sangue l'avrebbe portato alla presenza di Dio. Gesù cosa ha detto? Io sono la via, la verità, la vita, nessuno va al Padre se non passa attraverso di me. Amen. Quindi vedi, anche quella è un'ombra, ma se non la capisci, tutto quello che pensi è: dice, hanno ammazzato un sacco di animali, poveracci. Che poi, fra l'altro, 6 è il numero dell'uomo, 7 è la santificazione del 6,
quindi ogni settimo passo il sangue veniva versato per stabilire la santità. Ok, quindi quello è quello. Poi ho scritto la famiglia ideale. La famiglia ideale l'ho scritta: c'è nessuno che ha problemi con matrimonio? Non alzate la mano! Non alzate la mano, che l'ultima volta che ho visto un marito che ha alzato la mano, la moglie è ancora all'ospedale con due costole. Non alzate la mano. Ma io ho scritto questo libro semplicemente perché ho il diritto di scrivere questo libro. Perché? Perché dopo, come vi ho detto, dopo 47 anni di matrimonio sono ancora innamorato di mia moglie, quindi ho diritto a dire qualcosa. Amen? Perché per 47 anni, e ricordatevi una cosa, che dei 47 anni, 11, io ero un disgraziato, peccatore, contrabbandiere, giocatore d'azzardo, pieno di alcol fino qui, pieno di altre cose che non sono affari vostri, una catastrofe di marito. Però mettendo in pratica i principi della parola di Dio, il mio matrimonio oggi è una cosa meravigliosa. Il mio matrimonio non è come quello di tanti che sembra quasi tipo ospedale, no? Ogni sei mesi. Per altri sei mesi. No, il mio. E quindi c'è, e sapete, uno dei motivi è quest'altro libro che ho scritto, Il seme sulle labbra, La potenza della benedizione. Io quando mi sveglio la mattina prendo mia moglie, il viso di mia moglie fra le mani, e dico: amore mio, tu sei la più bella donna della mia vita, ti amo intensamente. Per me mia moglie è la più bella donna della mia vita, per me, lo so, c'ha 64 anni, non può essere la più, ma per me lo è. Io dichiaro, la benedico con le mie parole, invece di alcuni di voi che vi svegliate, guardate, ammazza come sei brutta. Vado a letto col dragone ogni sera, ti svegli la mattina col dragone, perché tu dichiari quello che credi, e più lo dichiari e più avviene, più lo dichiari più ti rimbalza indietro, più lo fai più ti porti indietro questa nuvola di critica, di cattiveria, di miseria, di giudizio, eccetera, e più lei risponde con lo stesso tono. Ma non voi, solo quelli di Palermo. Fammi mettere al sicuro, perché sei di Palermo. Insomma, ecco, ma devo cominciare a parlare del nord Italia, perché anche l'altra sera dico: non voi, quelli di Caricatì. Noi siamo di Caricatì. E quindi questo qui è un libro che ti insegna a come, alla fine del libro, io metto tante benedizioni. Non pregare, perché non è questione di pregare. Dio vuole che tuo matrimonio vada bene. Lui, ricordati che la preghiera non è una bacchetta magica. Vengono da me e dice: pastore, prega per il mio matrimonio. No! No! Vai a casa e vai a amare tua moglie. No, ma pastore, ma tu non capisci, devi pregare. No, io non prego per te, è una perdita di tempo, per me, per Dio e per te. La preghiera non è una bacchetta magica. Ping! Dio non cambia nessuno. Se potesse cambiare le persone, l'avrebbe già fatta, andremmo tutti in paradiso. Ma non lo fa perché l'amore ti rende libero di fare quello che vuoi. Se no non è amore. Quando sei controllato, questa storia dell'ipergrazia, queste scemate che vanno in giro, sono tutte una manica di baggianate. Ipergrazia, tu sei libero di peccare, perché Dio ti ama. Odia il peccato, odia le conseguenze che il peccato porta nella tua vita, ma sei libero di farlo. Se no non sarebbe amore. Se Dio ti controllasse, tu prova a peccare con Allah. Che meno male che Allah è Allah, non è. Però sta arrivando, attenzione, che Allah sta arrivando a capo. Tu prova a non essere d'accordo con Vishnu, o Brahma, o Shiva, o. Prova, vedi un po' di quello che succede. Non sei d'accordo con Dio? Lui ti guarda e ti dice: figlio mio, figlia mia, non peccare più, perché ti fa male, non perché io non ti voglio bene. Il peccato non potrà mai più toccare, scusa, non è mio, sto spaventando,
non potrà mai più toccare la tua relazione con Dio. Cristo ha pagato per il peccato dell'umanità sulla croce, una volta per sempre. Non potrà mai più intaccare la tua relazione con Dio. Se vai all'inferno ci arrivi da perdonato. Pensaci. Tutti quelli che vanno all'inferno ci arrivano da perdonati. Perché in Cristo Dio ha riconciliato a sé il mondo non imputandogli i loro peccati. 2 Corinzi 5, 19. E noi pensiamo ancora che no, ma non lo, io se pecco Dio si allontana. A quale si allontana? Ma siamo impazziti. Non è perché il mondo ha tanto amato Dio che Dio ha deciso di fare qualcosa per aiutarli. Noi non c'entriamo niente, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato, voce del verbo aver dato, passato, finito, caput, fatto. La religione è quella cosa che ti dice tu devi fare. Il Vangelo è quella cosa che ti dice Cristo ha già fatto. Ed ecco perché tutte queste scemate dell'ipergrazia sono baggianate, che confondono soltanto la mente dei credenti. Ma vi rendete conto che accusano le persone come me di incoraggiare il peccato? Ma io ti sto dicendo, il peccato ti uccide, il peccato ti distrugge. Il salario del peccato è la morte. Se vuoi distruggere il tuo matrimonio, vai in pornografia. Se vuoi distruggere la tua virilità, incomincia a guardare quei siti che non dovresti guardare. Se vuoi distruggere il tuo corpo, incomincia a bere troppo, mangiare troppo, iniettarti troppo, fare... La salario del peccato è la morte. Gesù stesso ha detto a quello 38 anni che era paralitico. Gli ha detto non peccare più, che qualcosa di peggio ti può succedere. Vi rendete conto che questo qui era nella piscina di Betesda? Betesda è la parola ebraica Bet Chesed, la casa della grazia. E Gesù entra nella casa della grazia per farci vedere qualcosa. Adesso che parlo. Per farci vedere qualcosa. Che cosa vuol farci vedere? Vuol farci vedere come funziona la grazia. Perché la grazia, per quanto riguarda la religione, per quanto riguarda le persone che predicano contro la grazia, anche nella grazia, tu sì, puoi essere peccatore, puoi essere drogato, puoi essere quello, ma al momento che arrivi e diventi cristiano, adesso basta. Adesso sarà meglio che cambi, perché sennò è come se Dio fosse schizofrenico, no? Allora, quando eri peccatore, io ti amo, ti perdono, eccetera. Adesso che sei mio figlio, ti stacco la testa di botte. E se t'azzardi a sbagliare troppo, ti butto fuori casa. Ma siamo impazziti. Siamo impazziti. Noi non lo faremo. Noi che siamo una manica di padri disgraziati, non lo faremo mai. E anche se lo facessimo, ricordati di una cosa. Che figlio sei e figlio resti. Non puoi far nulla per smettere di essere figlio. Chi di voi è il genitore? No, scherzo. Cosa possiamo fare noi per smettere di essere i figli dei nostri genitori? Cioè, no, Marchio, puoi andare all'anagrafe e cambiare... Vai all'anagrafe e cambi il nome. Ma il DNA di papà e mamma rimane in te. Non lo puoi cambiare. Figlio sei e figlio resti. E quando io dico una cosa del genere, mi fulminano, i religiosi mi fulminano, perché c'è sicurezza, c'è pace, c'è l'unica cosa che Dio ti chiede, il riposo. Gesù sulla croce ha fatto, tutto è compiuto, ho finito di fare quello che sono venuto a fare, Dio il settimo giorno. Ho fatto quello che dovevo fare. Il riposo è la base della relazione. Tu finché cerchi di guadagnarti l'amore, non riuscirai mai ad avere una relazione intima con Dio. Sai perché? È la stessa cosa con il matrimonio. La religione, come la società moderna, ha trasformato la relazione tra Dio e l'uomo come ha trasformato la relazione tra uomo e donna. Il matrimonio ci viene presentato come un contratto.
io faccio qualcosa, tu fai qualcosa, 50-50, giusto? È sempre presentato così. Allora, tu vieni, sarà meglio che tu ti comporti bene, fai queste cose, allora il marito fa questo, questo, questo e questo. No, non è un contratto. Il matrimonio è un patto. Come la relazione con Dio non è un contratto. Tutte le religioni sono un contratto. Tu prega di più e Dio ti ascolta. Tu digiuna di più e Dio risponde alle tue preghiere. Tu dai la decima e Lui ti prospera. Ah? Non l'avete mai sentita quella? Tu fai qualcosa e Lui fa qualcosa. Tu fai il sacrificio e Dio ti aiuta. Tu credi, devi avere fede. E Dio, no, devi avere fede soltanto per aprire quel canale che ti apre il cuore di Dio. Tutto quello che doveva fare l'ha già fatto. La fede è quella cosa che riceve ciò che è stato fatto. Noi siamo salvati per grazia attraverso la fede. La croce è la grazia. La fede è quello che dice: accetto la croce. Non è, tu non è che non credi abbastanza. Com'è che si crede abbastanza? Cosa fai? Sto credendo. Ma siamo impazziti, siamo impazziti, ci hanno fatto il lavaggio del cervello. Tu non devi credere, tu devi fidarti di Dio. Tu devi fidarti, c'è una relazione che nel contratto non esiste. Esiste solo nel patto. Chi di voi paga l'energia elettrica? L'Enel, eh? È un contratto, giusto? Alla fine del mese vi arriva una lettera rosa profumata con un nastrino che vi dice: amore mio, mi sei mancata. È un mese che non sento niente da te. Mi potresti pagare quella bolletta che... Ma se non puoi, non ti preoccupare. Ti taglio i fili. Quello è il contratto, non c'è intimità. Nel contratto non c'è intimità. Quando tu pretendi che tua moglie si comporti in un certo modo, altrimenti l'intimità se ne va fuori dalla finestra. Perché nel contratto non c'è intimità. Non c'è intimità con la banca, non c'è intimità con quello che ti ha venduto la macchina, non c'è intimità col datore di lavoro, non c'è intimità perché un contratto dice: tu fai questo, io faccio questo. Tu non lo fai, io non lo faccio. Non c'è intimità. Il patto dice: finché morte non ci separi, io ti amerò. Cioè, sì, mamma Chiò, ma allora lei si deve sottomettere. Zitto! Noi non stiamo. La Bibbia non dice a te quello che deve fare lei. La Bibbia dice a te quello che devi fare tu. La Bibbia dice a te, marito, ama tua moglie. E la Bibbia dice a te, moglie, onora e rispetta tuo marito. Ma non dice a te, di a tua moglie di rispettarti. E non dice a lei, di a tuo marito di amarti. Tu fai la tua parte. Tu semina nella tua vita. L'unico modo in cui puoi raccogliere qualcosa è seminare nella tua vita. Ma noi cosa facciamo? Andiamo sempre a seminare nella vita degli altri, sperando di avere un raccolto. Amen, Marchio, benedetto. Okay. La famiglia ideale è un manuale pratico per mettere a posto il tuo matrimonio. Ho scritto: è il marito ideale, la moglie ideale, il padre ideale, la madre ideale, la coppia ideale, che per vedere, diagnosticare la posizione della coppia, e poi il singolo ideale, perché voglio mettere nelle mani dei genitori qualcosa da dare ai figli per poter spiegare a loro che la scelta più importante della tua vita non è la tua carriera, non è la chiesa dove vai, non sono gli amici che frequenti, ma la persona che ti sposi. Quella è la scelta più importante della tua vita. E se sbagli quella, hai sbagliato la vita. E l'unico modo di poterla mettere a posto è quella di far entrare la potenza del miracolo e mettere in pratica quello che lui ti dice di fare, senza aspettarti niente in cambio. Quello è l'amore di Dio. Ok? Mamma mia, come siete, mi state ascoltando troppo lentamente. Ok. 365 respiri è un libro che ho scritto, sono delle perle di saggezza, una al giorno. Questo è il secondo, il primo li ho venduti tutti, questo è il secondo, sono i tre mesi,
sto scrivendo il terzo e scriverò il quarto per tutto l'anno, uno al giorno, dal libro dei Proverbi. Tratte praticamente il modo in cui io scrivo, semplicemente, praticamente. Stavo dicendo al fratello prima che io ho un'unzione molto, molto semplice. Ci sono gli apostoli, ci sono i profeti, io sono un semplice. Io ho l'unzione della semplicità. Quando ti dico qualcosa, la capisci. Perché non è difficile, ok? Quindi queste sono cose facili da mettere in pratica, perle di saggezza. Vi faccio un esempio dal libro dei Proverbi. Il primo proverbio di Salomone è questo. Il libro dei Proverbi comincia così: i proverbi di Salomone, figlio di Davide, re di Israele. Kasim Shlomo ben David Maleco Israele. Dice, cosa c'è di saggezza in una cosa del genere? E c'è una saggezza enorme, perché Salomone si presenta a te prima con chi è e poi con quello che fa. Il suo senso di valore non è ciò che fa, il suo senso di valore è chi è. Anzi, chi è mio padre? E noi invece cosa facciamo? Soprattutto adesso c'è in Sicilia, ragazzi, c'è la moda. Apostolo Mario, profetessa Giuseppina, reverendo, mi fa, sai perché? Ti spiego perché, quando tu metti la tua identità, la tua importanza, il tuo valore su quello che fai, ci puoi contare che prima o poi troverai qualcuno che lo fa meglio di te. Che lo fa meglio di te. E quando trovi qualcuno che lo fa meglio di te, la tua identità crolla. Ma se tu invece la tua identità è su chi sei, e Salomone dice, io sono Salomone, figlio di Davide. Un'altra cosa che dovete ricordarvi, non siete servi di Dio. Non c'è un servo di Dio nella famiglia di Dio. Dio non dà vita ai servi. Dio dà vita a figli. Amen. I servi ricevono quello che fanno, il compenso per quello che fanno, e si chiama paga. I figli ricevono il compenso per quello che ha fatto papà, e si chiama eredità. Se volete la vostra paga, divertitevi. Io no, io voglio l'eredità di mio padre. Io sono Mario Ben Elohim, figlio di Dio, non servo di Dio. Amen. Ok, andiamo avanti. Va bene, intanto predichiamo, no? Poi predico dopo, poi faccio la predica. Dai. Soldati e generali è un libro che ho scritto per mettere in mano alle persone un modo di vedere in che parte della Chiesa, il mio posto nel Regno, in che parte del Regno io mi trovo. Perché? Perché la Chiesa non è altro che una società ittica, stata creata da Dio per pescare, ok? Ma non tutti vanno a pescare. Lo scopo finale è quello di portare i pesci a casa, ma non tutti vanno a pescare. Ci sono quelli che comprano le barche, ci sono quelli che stanno alla radio, ci sono quelli che la puliscono, che la verniciano, ci sono quelli che aggiustano le reti, ci sono quelli che stanno dietro il radar, e ci sono anche quelli che vanno fuori a pescare. Ma nella Chiesa ci sono tante posizioni che purtroppo spesso e volentieri si sbaglia e si pensa che per poter essere importanti bisogna essere dietro il pulpito. Tu puoi essere più importante della persona dietro il pulpito, seduta là dietro, pregare, a generare soldi, a organizzare qualcosa. Senti quello che ti dice Dio. Questo è un modo per vedere dove ti inserisci nel regno di Dio. Questo è Il buco nella siepe, è un libro che ho scritto, è uscito da una tragedia che mi è successa, un bambino di 3 anni che mi è morto sotto gli occhi. L'ho pescato in fondo alla piscina e ho fatto tutto quello che credevo dovesse essere fatto perché tornasse in vita. Ho pregato, ho scacciato lo spirito della morte, i demoni, l'ho chiamato gli angeli, ho fatto tutto quello che dovevo fare. Un'ora dopo sono venuti con un sacchettino di plastica giallo, l'hanno aperta, hanno preso il corpicino, l'hanno messo dentro e me l'hanno portato via. Io sono rimasto lì nel corridoio dell'ospedale con la mia fede a pezzettini, perché io credevo che Dio l'avrebbe risuscitato, e invece no. E io mi sono chiesto,
per quale motivo succedono delle cose, delle tragedie a persone che non se lo meritano. E Dio mi ha dato una risposta, mi ha dato una rivelazione, di questo abbiamo venuto quasi più di 7.000 in Italia. Probabilmente alcuni di voi già lo conoscete, perché è stato Alfonso Marchetta che mi ha pubblicato i primi 4.000 che li abbiamo venduti in un paio d'anni, dopodiché un altro 1.000, dopodiché un altro 1.000, questi sono 7.000. Ok, quello. Poi, ho quasi finito, poi prego. C'è la sorellina, devi andare via? No. Non dovete? Ah, ok. No, perché sennò io non mi offendo. No, no, davvero. Ok. Il manuale. Il manuale è il mio libro preferito. Perché? Perché è un romanzo, è il romanzo della mia vita. Io, se vuoi conoscere la grazia di Dio, devi solo leggere quello che è successo nella mia vita. Vi faccio un esempio. Io andavo a comprare la polvere d'oro nelle giungle dello Zaire, che a quei tempi era Zaire, oggi è il Congo, ma sono andato nella giungla con una valigia con 15.000 dollari in contanti, perché mi avevano detto che dovevi andare in questo posto che si chiamava Bukavu. Nel Bukavu c'era questa foresta, pigliavi l'autobus, andavi alla terza fermata, ti fermavi, uscivi, arrivavano i minatori, ti portavano l'oro, tu gli davi i soldi, tu ti pigliavi l'oro, tornavi indietro e tornavi a casa. E io sono andato lì e i minatori sono arrivati con dei coltelli lunghi così, che mi hanno messo al collo così, e il capo di quelli mi hanno detto in francese, mi ha detto ringrazia il tuo Dio, e lui non sapeva che quella era la verità, mi ha detto ringrazia il tuo Dio che ti lascio vivere. Ha preso i miei 15.000 dollari e se ne sono andato. Un'altra volta a Addis Abeba un soldato ubriaco ha messo la pistola qui alla tempia, mi ha tirato fuori dalla macchina. Cosine simpatiche così, ne ho passate diverse. E quindi questo è. Ma la storia è un romanzo, però dentro ci sono delle verità da scombussolare il mondo. Perché? Perché è un bambino che viene concepito da papà e mamma, maschio e femmina, perché se vuoi concepire un bambino ci vuole un maschio e ci vuole una femmina. No, perché oggi c'è Pietruzzo e Carlo. No, Pietruzzo e Carlo, il bambino non lo fanno. Ok, vabbè, lasciamo perdere. Ok, comunque, andiamo avanti. E quindi c'è un bambino, viene in 9 mesi di gravidanza, è in cielo con un angelo che si chiama Mittente. Mittente gli dà 10 chiavi. Per come aver successo nella vita una volta che nasce. Quindi questo l'ho scritto per i non credenti. Chiavi molto pratiche, cose semplici da mettere in pratica nella tua vita di aver successo senza essere cristiano. E non ho scritto Gesù, perché se tu scrivi Gesù nel libro, un non credente lo apre, vede Gesù, lo chiude, lo mette via e non lo legge più. Non ho scritto versetti di scrittura, perché se il non credente apre e vede 1 Corinzi 13, lo chiude, lo mette via, lo butta via, non lo legge. Alla fine c'è un sito su internet con tutti i riferimenti biblici, c'è una chiave, c'è una password, con la password vai sul sito, ci sono tutti i riferimenti biblici, non solo, ma puoi anche scaricare l'audiolibro che è stato fatto da un attore professionista di Milano, 4 ore di narrazione di questo libro, che vi incoraggio a fare tutte le copie che volete e a darle via a non credenti, perché persone danno la loro vita a Cristo perché mettono quello, sentono, io ti assicuro che ti affascina, ti aggancia, come cominci a leggerlo, lo leggi, lo devi finire. Ok, quindi alla 10ª chiave arrivo io come un vecchio sul letto di morte e parlo, chiedo a questa divinità, perché non si chiama Gesù, si chiama divinità, soltanto alla fine, nelle ultime poche pagine, che io identifico chi è questa divinità, ma ormai è troppo tardi perché tu il libro l'hai letto, quindi tu okay. E allora arrivo io e faccio delle domande alla divinità, faccio delle domande che il mondo vorrebbe fare alla Chiesa, ma che la Chiesa non ha risposta. Domande del tipo: cosa succede ai suicidi? E io mi guardo intorno e la reazione è sempre la stessa, boh. Perché la Chiesa cosa ci ha insegnato? Tutti all'inferno. Suicidio all'inferno, evidentemente. E invece no. La Bibbia dice di no.
chi ha creato gli omosessuali? Sammy, perché la Bibbia dice un'altra cosa di quello che state per dire voi. Perché se io vi chiedo chi ha creato gli orgogliosi, Dio non ha creato nessuno malato, Dio ha creato la perfezione, ma dentro quella perfezione c'è il peccato di Adamo. Quando esci sei tutto sbagliato. Quante persone conoscete, bambini che nascono malati? Li ha creati Dio? No, Dio li ha creati perfetti. E così è l'omosessuale, la stessa cosa. Ci sono di quelli che lo fanno volontariamente, perché sono viziati, ma ci sono di quelli che escono così. E Gesù l'ha detto, non Mario Marchiò, Gesù l'ha detto. C'è scritto, c'è versetto di scrittura, eccetera. Quindi non lasciate stare le nostre. Sapete, io, sti religiosi, le nostre spalle, finché non arriva tuo figlio a casa e ti dice papà sono gay. E allora voglio vedere cosa ne dici degli omosessuali. Perché finché sono i figli degli altri, va bene. Guai, zozzoni, brutti viziati, peccatori, tutti all'inferno. Dio odia l'omosessualità, Dio odia l'orgoglio anche. Dio odia il giudizio. Ma noi siamo i primi a dire, finché non arriva nostro figlio o nostra figlia a casa, dice papà, sono gay. E adesso come la metti con la tua dottrina? Perché la tua dottrina non ti salva, la tua dottrina non ti salva la vita. È soltanto la grazia di Dio che ti salva la vita. Se non hai la grazia, se hai una dottrina, sei finito. La tua relazione con tuo figlio o con tua figlia è finita, l'hai perso, se ne sono andati, se ne vanno e crolla tutto. Amen. Quindi domande del genere, domande del tipo cosa succede alle donne che abortiscono? Cosa succede ai bambini che sono abortiti? E anche lì io ho diritto a dirlo, perché quando ero scemo e giovane, io avevo una ragazza alla quale io ho detto di abortire. E io so che quando arriverò in paradiso c'è la storia della mia bambina. Quando arriverò in paradiso io vedrò la mia bambina, quella che ho ucciso io. E il mondo le vuole sapere queste cose. Perché se il vostro Dio è così bravo, perché c'è tanto dolore in giro? Perché ci sono le guerre? Perché ci sono tante tragedie? Perché quando qualcuno sta male e voi pregate, quello muore lo stesso? Ve lo siete mai chiesto? Avete mai pregato per qualcuno che non dovesse morire? E cosa è successo? Sono morti lo stesso. E io ho trovato la mia soluzione. Ricordate, questo è quello che credo io, ok? È un romanzo. La mia soluzione è molto semplice. Quando Gesù ha risuscitato Lazzaro, Lazzaro non gli ha mai detto grazie. Né quando Gesù ha risuscitato il figlio della vedova di Nain, non ha mai detto grazie. La figlia del capo della sinagoga non ha mai detto grazie. Tutti quelli che Gesù ha risuscitato, nessuno ne ha mai detto grazie. Fossimo stati noi, grazie papà, grazie Signore, alleluia, grazie Signore. No, sapete perché? Perché noi giochiamo a parlare del paradiso, ma non ci crediamo. Ma quando tu fai quel passo dall'altra parte, e come dice Paolo, essere assenti da questo corpo vuol dire essere presenti con il Signore, e ti trovi davanti Gesù e ti trovi nel paradiso e vedi questa cosa incredibilmente meravigliosa che Dio ha preparato per te per tutta l'eternità, e Gesù ti dice tua moglie sta pregando che torni indietro, vuoi tornare indietro? E tu cosa gli dici? No! Sai anche perché gli dici no? Perché tu lì capisci immediatamente, la Bibbia ce lo dice che noi sapremo tutte le cose come le sa lui, capisci immediatamente il concetto dell'eternità. Nell'eternità tu non sei lì a aspettare che zio Pipino arriva. Tutto quello che è nell'eternità è già. Quindi quando tu ti svegli di là non hai bisogno di tornare indietro, perché sai già tutto, sei già con quelli che ami, sai già... Non è... E Gesù dice, Lazzaro, avrei bisogno di scrivere una storia sul mio libro,
ti dispiace tornare indietro? E Lazzaro è lì che sta volando attraverso le galassie. Lazzaro! Torna indietro! Oh, signore! Oh, signore! Non gli ha mai detto grazie. Mai. Mai. Perché? Io lo so, quando... Se mai dovessi trovarmi di là, davanti a Gesù, ma non vi azzardate a pregare per me. Lasciatemi stare, che io sto bene. Sapete perché noi preghiamo? Perché purtroppo siamo noi egoisti. Siamo noi che li vogliamo indietro. Ma loro stanno bene. Siamo noi che dobbiamo attraversare quel momento di dolore, di tristezza, di tragedia e riuscirne dall'altra parte con che cosa? Con l'assicurazione che alla presenza di Cristo non ci sono problemi. E loro stanno bene. Dice, e se non sono nati di nuovo? Amore mio, io non sono Dio, che ti devo dire? Non lo so. Non cercare di spiegare tutto in Dio. E non lo puoi spiegare. Se tu potessi spiegare Dio, tu potresti comprendere Dio. Comprendere Dio vuol dire contenere Dio. Contenere Dio vuol dire controllare Dio. E se tu hai un Dio che puoi controllare, io il tuo Dio non lo voglio. Io voglio un Dio che non capisco, che fa delle cose pazze, che fa delle cose totalmente, che una mattina mi butta fuori un sole meraviglioso, la mattina dopo piove, viene sulla grandine. Io voglio un Dio com'è. Imprevedibile. Che noia, penso ad essere la stessa cosa. E l'amore non può essere monotono, perché l'amore è imprevedibile. L'amore è quella cosa che un giorno si sveglia e ti porta un regalo, ti fa il caffè, ti porta un fiore, ti porta, dai, vieni, andiamo a mangiare fuori. E Dio fa così. Ok, adesso finisco. Mi date ancora 5 minuti? Devo predicare ancora? Ok, finisco col mio ultimo libro, semplicemente Grazia. Ed è il libro che io ho scritto, come vedete abbastanza voluminoso, l'ho scritto in risposta al dottor Mike Brown, che ha scritto il libro Ipergrazia, che mi è rimasto qua, perché lui da buon ebreo cristiano è rimasto attaccato alla legge, e io lo capisco, non fraintendetemi, lo capisco, però mi dispiace che il danno che ha fatto in Italia, in giro per il mondo, io in Sudafrica mi vengono a dire hypergrace, ipergrazia, quella definizione ha fatto il giro del mondo, e tutto a un tratto Dio non è più il Dio della grazia, è il Dio dell'ipergrazia. E come se la grazia potesse essere troppa. Iper vuol dire troppa, vuol dire più alta, vuol dire più grande. E io ho bisogno di tutta, non so voi, ma io ho bisogno di tutta la grazia possibile, tutta la grazia. Io non voglio giustizia. Come Davide nel libro dei Salmi, cioè, non dammi la tua giustizia, dammi la tua misericordia. Io non voglio la giustizia di Dio. Statemi a sentire. Le persone, l'avete mai sentito questo? Sì, Dio è amore, è vero, ma è anche giusto. L'avete mai sentito? Sì. Dio è amore, ma è anche giusto. Ok. È giusto? Ok. Se è giusto e ha fatto pagare Cristo per i miei peccati, è giusto che faccia pagare me? No. Se ha pagato già lui, è giusto che devo pagare anch'io? Non è giusto. Vedi, la giustizia di Dio non è quella che dicono loro, che no, tu devi pagare. Ma lui ha già fatto pagare Cristo. Cristo, l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, Cristo l'ha già pagato. Che giustizia sarebbe se Dio dicesse, ha pagato lui, adesso paghi anche tu? Non sarebbe giusto. E ripeto, non sto dicendo che questa è una licenza per peccare. Numero uno, perché nessuno di voi ha bisogno del mio permesso per peccare. Ok? Nessuno di voi. Nessuno di voi ha bisogno del permesso di Emanuele Macchio per peccare. E poi anche perché io non so dov'è la linea, dove hai peccato troppo. Mi dicono, no, tu puoi perdere la salvezza. Ok. A che punto la perdo? Cosa devo fare? Adulterio?
Non credo, perché Gesù ha detto: per commettere adulterio non devi neanche andare a letto con una donna che non è tua moglie, basta che la guardi. E ragazzini, fratelli miei, se funziona tutto, siamo tutti una manica di adulteri, dal primo all'ultimo. Assassinio? Cos'è l'assassinio? Quando uccidi qualcuno, allora che... non credo, perché Gesù ha detto, era scritto, per essere un assassino dovevi uccidere qualcuno. Ma io ti dico, basta che tu lo insulti nel cuore, col cuore, e chi di voi non è in autostrada, qualcuno ti taglia la strada e dice: basta andare un altro problema! Non è corte. Quindi cos'è? Dov'è quella linea dove hai peccato troppo? È rinnegare Dio, è rinnegare Cristo. Ah sì? Ok. C'erano due discepoli. Uno si chiamava Giovanni, in ebraico Yohanan. Yohanan vuol dire Yahweh da grazia. Yohanan, Giovanni, Yahweh da grazia, il Signore da grazia. E un altro che si chiamava Pietro. Pietro Kefas. Kefas vuol dire pietra, vuol dire uno rappresenta la grazia e l'altro rappresenta la legge. La pietra rappresenta la legge. Paolo ci dice che sulle tavole di pietra è stata scritta la legge della morte, la legge uccide. E Giovanni si identifica sempre come il discepolo che Gesù amava. Cinque volte, cinque è il numero della grazia. Per cinque volte Giovanni dice: io sono il discepolo che Gesù amava. Quando io prego e dico: io sono il figlio prediletto di Dio, le persone mi guardano. Come fai a dire una cosa del genere? Semplice, guarda, io sono il figlio prediletto di Dio. Vuoi esserlo anche tu? Dillo anche tu. Ma io sono il figlio prediletto di Dio. Come Giovanni diceva: io sono il discepolo che Gesù ama. Quindi Giovanni riversava il suo futuro nell'amore di Dio. Pietro: non ti lascerò mai, ti abbandoneranno tutti, ma io non ti abbandonerò mai. E Gesù: Pietro, prima che il gallo canti. C'è volte. Quindi Giovanni dice: guarda com'è buono Gesù. Pietro dice: guarda come sono bravo io, la grazia e la religione. Gesù muore, tutti e due, Giovanni 20, tutti e due arrivano alla tomba. Giovanni, che era più giovane, arriva prima di Pietro, entra, guarda. Siete stati a Israele, no? L'hai visto il sepolcro? Io, guarda, come sono entrato, è stato come una mano che mi ha buttato contro il muro, mi sono messo a piangere. È una cosa incredibile pensare che lì era il corpo del mio Gesù. E arrivano dentro e Giovanni, la Bibbia sia in italiano che in greco, che in inglese, che nelle lingue moderne, usa tre parole le stesse, però nel greco non sono le stesse parole. Giovanni vide, Pietro vide, Giovanni vide. Tre parole tradotte vide, ma nel greco originale in cui il Vangelo di Giovanni è stato scritto sono tre parole diverse. Allora Giovanni arriva, entra e guarda. La parola è vleipo. Vleipo vuol dire guardare. Io adesso vleipo, vi guardo, vi vedo, ok? Non c'è nessuna difficoltà. Giovanni entra e guarda. E cosa vede? Vede il lenzuolo con il sudario, con il fazzoletto intorno alla faccia, piegato da una parte. E lo vede. Immagino che Pietro arriva, lo piglia per il colletto, lo tira fuori e va dentro lui. E la Bibbia ci dice: Pietro vide, ma quella parola non è blepo, è la parola teoreo. Cioè Pietro guarda e teorizza, si chiede, si fa una domanda: come mai il lenzuolo, come mai il fazzoletto? Poi ritorna fuori, Giovanni torna dentro. E adesso Giovanni non blepo, non teoreo, eido. Eido vuol dire: ah, vedo.
E la Bibbia ci dice che Giovanni vide e credette. Per quale motivo vide? Ah, capì e credette. Perché nella cultura ebraica, quando tu vai a mangiare da qualcuno e vuoi dirgli che sei stato male, cioè vuoi dirgli che sei stato bene e che ritornerai, lasci lo straccio che ti danno per asciugarti le mani, per pulirti, eccetera, lo lasci così. Lo lasci disordinato. Ma se vuoi dire al padrone di casa, qui non ci vengo più, lo pieghi e lo lasci piegato da una parte. Ed ecco perché Giovanni entra, vede, capisce e crede. Perché il messaggio di Gesù è: io nella tomba non ci vengo più. E quindi cosa abbiamo? Abbiamo Giovanni che crede, e Pietro che si fa delle domande, Pietro che teorizza, che ancora... Noi sappiamo che quando Gesù si presenta in un corpo diverso ai discepoli nella stanza di sopra, alcuni non credettero, e Gesù gliel'aveva detto, a Pietro: farò di te un pescatore di uomini. E tutto un tratto Gesù muore, e Pietro c'è questa tristezza, c'è questa: ma come? Io gli avevo chiesto di guarirmi e non mi ha guarito. Io gli avevo chiesto di salvarmi il matrimonio e non me l'ha salvato. Io gli avevo chiesto di aiutarmi negli affari e non mi ha aiutato. Farsi delle domande. E un giorno Pietro dice: vado a pescare. Perché ha perso la visione per il futuro. Ricordati che ogni volta che tu perdi la visione per il futuro, tornerai sempre al tuo passato. E Pietro torna al passato di pescatore di uomini, perché non ha più una visione per il futuro. E quindi va, e noi sappiamo che quella notte non pescano niente. Tornano indietro, e c'è un uomo sulla riva del lago che ha fatto un fuoco. Perché ha fatto un fuoco? Perché Gesù sta cercando di riportare alla mente un altro fuoco. Un altro momento in cui Pietro lo ha tradito, lo ha rinnegato, il famoso peccato dal quale non c'è perdono, il rinnego dello Spirito Santo, la bestemmia dello Spirito Santo, il rinnego di Cristo. Se rinneghi Cristo vai all'inferno. Gesù fa un fuoco, fa focherello, e Giovanni dice, Giovanni non aveva problemi, Giovanni dice: è il Signore. Pietro dice: è un buon Signore. E dice, e si copre, perché era nudo, si copre. Perché? Perché come Adamo: Signore, ti ho sentito arrivare e mi sono nascosto perché avevo paura, perché ero nudo. Perché? Perché Pietro si sente colpevole. Pietro, la vita di Pietro è crollata, il peccato. Sei tornato a guardare la pornografia, sei tornato a iniettarti quella roba nelle vene, sei tornato a tradire tua moglie, sei tornato a fare quello che non devi fare, sei tornato a fare tutte le cose che non dovevi fare, la tua vita è crollata. E tutto un tratto, se ti trovi davanti a Gesù, ti copri perché ti vergogni. E poi, come se non bastasse il coprirsi, si butta nell'acqua per sparire agli occhi di Cristo. E arriva, e Gesù dice: ragazzi, perché non gettate la rete dall'altra parte? E loro immediatamente la gettano dall'altra parte, perché si ricordano un'altra volta che Gesù gli ha detto di farlo, e hanno tirato su, e tirano su 153 grossi pesci. Vi siete mai chiesti perché non 157? O perché non 200? O perché non tanti pesci? No, la Bibbia dice 153. Perché ogni cosa nella Bibbia ha un significato. 153. Uno rappresenta Echad, io. Uno. Cinque, Hein, è il numero della grazia. Tre rappresenta la divinità, io, Dio, ti perdono. E Gesù gli fa pescare 153 pesci, e poi lo guarda e gli dice: Pietro, mi ami più di questi? E noi ci è stato sempre detto che Gesù gli voleva dire: mi ami più di Giovanni? Ma com'è possibile? È il Vangelo di Giovanni.
Prima di tutto non credo che Gesù ha le scalette d'amore. Allora mi ami più di Giovanni, mi ami più di Matteo. No, e seconda cosa è il Vangelo di Giovanni. Vi rendete conto che Giovanni non si sarebbe mai messo nella possibilità che Pietro gli dicesse sì, io ti amo più di Giovanni? No, sapete cos'è? La parola greca è la parola tauton, che è una parola neutra. Gesù gli ha detto, Pietro, mi ami più di questi? Mi ami più del fatto che io ti ho perdonato? Mi ami più di questi pesci? Mi ami per quello che io faccio per te o mi ami perché ti ho perdonato? Ti ho perdonato. Cioè, Marchio, io ho deluso Dio. Ma come fai a deludere Dio? Come fai a deludere una persona che già sapeva quello che avresti fatto? E già ha preso i tuoi peccati e li ha infilati sulla croce. Presenti, passati, futuri, tutti sulla croce. Pagati, finished, uno, una volta per tutti. E poi per finire la cosa, per convincere Pietro che anche se l'ha rinnegato, la giustizia di Dio è più grande del peccato dell'uomo. Non potrai mai, mai fare qualcosa che sorpassa la grazia di Dio. O puoi fare una cosa, puoi cercare di meritartela, e allora perdi tutto. Ed è per quello che io sono così arrabbiato con le persone che parlano di ipergrazia, perché ti chiedono di meritartela invece di metterti in ginocchio e dire papà, grazie, non me la merito, sono un disgraziato, fallisco ogni giorno, sbaglio ogni minuto e mi ami lo stesso, aiutami, dai, prendimi per mano, aiutami, guidami. La religione ti dice cambia e poi potrai unirti a noi. La grazia dice unisciti a noi, che poi a cambiarti ci penso io. L'unica cosa che ti può cambiare è la realizzazione dell'amore di Cristo. L'unica cosa che ti può cambiare. E quindi, ok, ho finito, scusate, siete stati molto pazienti, vi ringrazio. Ma voglio chiudere con questo. Gesù dice a Pietro, Pietro, mi ami? E usa la parola greca agapao, che è il verbo che viene usato quando tu chiedi a qualcuno di amarti senza aspettarti niente in cambio. È l'amore che l'uomo non può avere, non potrà mai avere. Quante volte abbiamo sentito dire devi amare Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mano, ci siamo piaceri. Ma quando mai? Appena ti arriva una piccola tentazione, siamo tutti uguali, siamo tutti una maniera di disgraziati, senza di lui non ce la facciamo. È per quello che io ti dico, innamorati della grazia, innamorati di questo Dio che ti ha già perdonato, che sa già tutte le scemate che farai, sa già tutti i peccati che commetterai, lo sa già, li ha presi, li ha inchiodati sulla croce e li ha cancellati una volta per sempre. Sai cosa c'hai in mente? C'è le fotocopie che ti fa vedere il diavolo. Tu eri così. E ogni volta che sbagli è perché tu sei così, no, non sei così. Tu eri così. Quella è una fotocopia, l'originale è stato inchiodato sulla croce. E Cristo l'ha strappato in un milione di pezzi. E Gesù gli dice, Pietro, mi agapao? Che vuol dire, Pietro, mi ami? Senza che io faccia niente per te? E Pietro gli dice, Signore, tu lo sai che io ti fileo. Fileo è un amore che richiede, fileo è l'amore del contratto, agapao è l'amore del patto. E Pietro dice, Signore, lo sai che io ti fileo. Mi hai dato i pesci, grazie. Ha voglia che ti voglio bene. Mi hai perdonato, ha voglia che ti voglio bene. E Gesù dice, non hai capito, Pietro, mi ami anche se non ti avessi perdonato, anche se non ti avessi dato questi pesci, anche se non avessi risposto alle tue preghiere, mi ameresti lo stesso. Pietro dice, Signore, tu lo sai che io ti fileo, io ti amo perché per quello che tu puoi fare per me, ed è l'amore che abbiamo ognuno di noi, non ce n'è uno che può agapare. E allora Gesù, nel momento più meraviglioso della grazia, scende dall'amore di Dio e viene a livello dell'uomo e dice, Pietro, mi fileo, io accetto anche che tu mi ami per quello che faccio per te, io accetto anche che mi ami perché ti ho guarito,
perché ti ho salvato, perché, per il paradiso. Qualsiasi cosa che tu mi dia, io l'accetto. Va bene anche Fileo. Pietro gli fa, dice, Signore, lo sai, tu sai tutte le cose, lo sai che ti Fileo. Ok, dai. E quindi vedete che anche il rinnego di Cristo è stato inchiodato sulla croce. E anche Pietro, con il terribile peccato che ha fatto, è stato salvato. Ok, alziamoci, dai, che se no non smetto più. Alleluia. Alleluia, adesso voglio soltanto chiedervi... Ah, ecco, volevo... Mi date ancora 2 minuti? 2 minuti. Ho promesso, 2 minuti. Chi è che mi dà 2 minuti? 2 minuti. 2, 4, 6, 8, 10. No, 2 minuti. Voglio leggervi questo, perché sento di leggere questo libricino. Sono le parabole, le storie che io ho messo in quello grosso, sono solo le storie, e questo è da dare ai non credenti, sono 3 euro, sono delle storie semplici da dare ai non credenti. Questa è l'ultima. C'è un incontro incredibilmente bello tra Gesù, rappresentante di Dio, e una peccatrice che rappresenta me, che rappresenta te. Si svolge intorno a un antico pozzo scavato da un patriarca giudeo in un anonimo villaggio nell'ovest della Giordania, in terra di Israele. Permettetemi di raccontarvi la storia. Il sole era impietosamente caldo a Sicar quel giorno. Del resto a mezzogiorno il sole è implacabile dappertutto in Samaria. Adina aveva scelto di attingere l'acqua a quest'ora impossibile, perché francamente ne aveva abbastanza del sarcasmo delle altre donne ogni volta che si recava al pozzo. Sei ancora sposata con il quinto o stai già con il sesto? No, il sesto è ancora in prova. Scommetto che durerà solo un paio di mesi, come tutti gli altri del resto. Non hai molti anniversari di matrimonio da festeggiare, Adina? Ogni frecciata portava gli aculei velenosi della derisione, giorno dopo giorno. A volte lanciando insulti, altre volte pietre, ma sempre facendo tanto, tanto male. Sì, lei era stata sposata 5 volte, e l'uomo con cui viveva in quel momento, diciamo che ci viveva insieme. Ecco perché aveva incominciato ad attingere l'acqua nell'ora più calda del giorno, così almeno non avrebbe incontrato nessuno. Ma un momento, chi era quell'uomo seduto sull'orlo del pozzo? Sembrava senz'altro un giudeo. Salve, potresti darmi da bere per favore? Non lo sa, signore, che lei non può parlare con me. Io sono una donna samaritana. Sì, effettivamente me ne ero accorto. Ma io ho sete e non ho nulla per attingere l'acqua. Per favore, dammi da bere. Ma lei è un giudeo e i giudei non vogliono avere nulla a che fare con quelli come me. Sai una cosa? Se tu solo sapessi con che giudeo stai parlando, tu stessa mi avresti chiesto da bere e io te l'avrei dato volentieri. Ti avrei fatto un regalo molto speciale, l'acqua della vita. Ok, disse lei inchinando la testa. Mi parli di questa sua acqua della vita. La storia continua con Gesù che le svela delicatamente la vergogna del suo passato, il vuoto del presente e il suo futuro privo di speranza, però senza alcuna durezza, rimprovero o condanna. Meravigliata da quell'uomo che non l'ha giudicata, malgrado conoscesse tutto di lei, Adina fa ritorno al suo villaggio e racconta coraggiosamente a tutti quello che le è successo. Sono in molti ad ascoltare il suo entusiastico racconto e correre a vedere quest'uomo di cui lei parla. Gesù viene invitato a fermarsi presso la comunità samaritana per qualche giorno e accetta con un sorriso. L'armonia regna, la storia si chiude con il sole che cala alla fine della giornata su un gruppo di persone appagate e molto felici. Morale? Le poche, semplici parole dette alla donna da Gesù a proposito dell'acqua che lui avrebbe potuto darle se solo gliel'avesse chiesta. Ricordi? Se tu me l'avessi chiesta, io te l'avrei data. Questa, caro amico, è la semplicità della grazia. Se noi gliela chiediamo, lui ce la dà. Gesù non l'ha spinta a pentirsi. Non ha detto, sarà meglio che mi penti, brutta peccatrice. Non l'ha spinta a pentirsi. Non ha insistito per farla confessare. Non le ha neanche detto di andare a sposare un uomo che... No. Non le ha fatto pressioni perché cambiasse, sposasse il suo compagno, chiedesse scusa o facesse penitenza. No. Lui ha semplicemente detto alla donna, che rappresenta me, che rappresenta te, se tu vuoi la mia acqua di vita, tutto ciò che devi fare è chiedere e io te la darò. Il mio consiglio finale, amico mio, chiedi, non è così difficile, semplicemente grazie. Amen. Volete chinare il capo un momento, chiudere gli occhi? Un momento solo. Alleluia.
Forse hai sentito delle cose stasera che ne hanno scombussolato un attimino, forse sei arrivato a un punto dove ti chiedi anche se effettivamente conosci questo Gesù, o tutto quello che conosci è un Dio crudele, è un Dio che richiede da te cose che non gli puoi dare, quindi invece di andare da lui scappi. Conterò fino al 3, al 3 se tu vuoi ricevere quest'acqua della vita che Gesù ti sta offrendo. È molto semplice, lui te la sta offrendo, tutto quello che devi fare è riceverla. 1, tu sai chi sei. 2, sei qui per un appuntamento divino. 3, se vuoi quell'acqua della vita, vuoi conoscere Cristo come tuo Signore Salvatore, alza la mano. C'è nessuno che vuole pregare? Alleluia, gloria a Dio. Una mano, nessun altro. 2, 3, 4, 5. Alleluia, gloria a Dio. 6, c'è nessun altro che dice io questo Dio non lo conosco, non voglio conoscerlo. Dio ti sta offrendo l'acqua della vita, sai cos'è? È una cosa così semplice, tu stai morendo di sete. E Gesù ti viene davanti e ti dice, ho la soluzione per la tua vita. Tu stai morendo di sete, sei in un deserto, sei lì che boccheggi, c'hai 30 secondi di vita. Gesù viene e ti dice, io ho la soluzione per la tua vita, è acqua. Prendila, questa è la croce, la conquista della grazia, che ti offre, ti dice prendila, la vita, ma non ho bisogno, non ho soldi, non ti ho chiesto soldi, non me la merito, non ti ho chiesto se te la meriti, non ti ho chiesto niente, ti sto solo offrendo l'acqua della vita, prendila. Siamo salvati per grazia, ma non basta, attraverso la fede. La grazia è quella che offre, ma la fede è quella che prende. E stasera io sono qui come rappresentante del Dio più meraviglioso, dell'unico Dio, che vi sta offrendo l'acqua della vita. E dice, non te la devi meritare, nessuno se la merita. Non te la devi guadagnare, nessuno se la può guadagnare. La devi soltanto accettare. Tante mani si sono alzate. Se tu hai alzato la mano, voglio che tu apri il cuore e ascolti questa preghiera e dentro di te la ripeti con le tue parole o nel tuo cuore. Voglio che tu dica questo. Dio onnipotente, vengo a te nel nome di Gesù. Sì, ho bisogno di quell'acqua. Ho un bisogno disperato. Sto morendo di sete. E ho bisogno che tu mi aiuti e che tu mi salvi. In questo momento stendo la mano e ricevo quell'acqua di vita che tu mi stai offrendo. Grazie. Da questo momento in poi posso chiamarti Abba, Papà. Guidami, aiutami. Aiutami a mettere ordine nella mia vita. Papà, come faresti un figlio con una figlia. Ti ringrazio. Amen.